Hello. Aiuto. Buon salve, buon salve, buonasera. Che già che ho visto che si è frizzato. Devo ancora capire bene. Perché fa così ogni tanto dei cali di frame rate? No, aspetta. Mi sta avendo troppo spesso. Aspetta, vado se riesco a farlo al volo. Perché avevo provato, ho detto, aumentiamo un pelino il bitrate. Ma a quanto pare non è stata la sua. Ah, posso cambiarlo al volo. Perfetto. Lo mettiamo. Top. Così. Applica. Vediamo se riusciamo a rendere la live un pelo più stabile, perché ho notato che ogni tanto il video frizza e non è proprio il massimo. Adesso infatti frizzato di nuovo. Ma cos'è stasera? Cosa succede? Dei cali impressionanti. Soprattutto ho messo 2007, ma non mi va comunque a 2009. Quindi cosa? Comunque proviamo a tenere così. Intanto. Poi al massimo abbasso ulteriormente, perché dovrebbe essere quello il problema. Comunque, mancano 12 minuti. Io controllo che quale cose non inizino. Intanto metto anche il link sulla pagina. Vediamo perché male non fa. Chiaramente il testo non lo aggiorna mai nella vita, nell'anteprima. Oh, perfetto. No, non è vero. Vabbè. Ok. Bene, oggi in teoria dovrebbero spillare un po' di informazioni sulla Closed Beta di Magic Arena. Siamo qua per seguire chiaramente la live insieme. Dovrebbero dire, ma non si sa, cioè nel senso dovrebbero dire molto probabilmente la data dei primi accessi che si avranno alla beta. In secundis potrebbero si faccia ciao Phage, in secundis potrebbero farci vedere magari qualcosa che non sia la sola partita, diciamo, magari qualche menu, come si dice, qualche diciamo altre possibilità, diciamo, al di fuori della partita, magari qualche cosa oltre alla partita uno contro uno, magari ci fanno vedere qualcosa sul limited, ma perché anche sulla loro canale di Twitch loro l'hanno intitolato come Magic the Gathering Arena Closed Beta Developer Stream, quindi e ci dispiace, abbiamo messo dei dubbi se il tipo su Ancestral Recall fosse o meno Misha. Ex Breaker, salve.
Aspetta che mi sono perso qua. Ok. Qua aspetto che faccio. Provo ad abbassare ancora un pelino il bitrate, giusto per rimanere. Cioè, per cercare più che altro di stabilizzare la situazione qua. Perché ogni tanto ho dei cali incredibili, non dovrebbe succedere. Facciamo altri 100k in meno. Come fier, sì, è lì tutta. Ah. Fichi, no, dov'è? È mega fico. Adesso in teoria ancora non hanno messo il pre-stream. Però se lo fanno come l'ultima volta lo tengono tipo 2 minuti. Quindi non è neanche quello un indice, diciamo, per capire quando, se parte presto. Però sono sempre stati puntuali. Quindi circa 8 minuti dovrebbe partire. Sto giro mi sono portato l'acqua, saguaro, ho comprato il saguaro. No, non è vero. Così evito di morire nel caso debba parlare più del dovuto, cosa che penso avverrà. Anche perché probabilmente parleranno, spero, parlino più soprattutto della live della volta scorsa, perché la live della volta scorsa hanno giocato e basta ed è stato un po' tanto noiosetta. Eh sì, poi dipende dalle live, però diciamo che finché la previsione è parlare un'oretta in due, quindi ci si scambia. Così possiamo anche fare meno, dato che oggi sono da solo. Dovrebbero dirci tutto sulla beta, esatto. E in teoria sì. Anche perché è da un mese che dicono a novembre inizierà la beta, siamo al 25 di ottobre, quindi è anche tempo, diciamo, che qualcosa in più tirino fuori. Aspetta, intanto sto sempre. Il bitrate è sempre alto, tutto sommato, forse perché mi vede come immagine ferma, che potrebbe complicare le cose, perché comunque sono qua, quindi aspettiamo. Anche perché uso questi momenti un po' per sistemare novembre prossimo. No, spero che novembre prossimo esca, diciamo, la release ufficiale, dai. Considerato che sarà la beta questa, un annetto ci potrebbero impiegare per sistemarlo. Cosa volevo dire? Niente, che speriamo innanzitutto di accedere alla beta, diciamo, non dico di avere il culo di essere nella prima tornata, ma almeno, insomma, tra i primi, così possiamo mettere mano, possiamo, da quel che ho capito, non streamare da subito, ma gli streaming partiranno con l'anno prossimo, con gennaio. Però almeno, insomma, dirvi le nostre opinioni, magari far vedere qualche screenshot, se si può, se proprio non si può streamare. Comunque, in teoria è tutto nei termini poi di quelli che saranno, diciamo, della privacy, tra virgolette, della beta. Ce li leggeremo bene, così sappiamo se possiamo effettivamente condividere anche immagini e o video o no. E nel caso di no, cercheremo di ogni tanto magari darvi dei resoconti anche sulle nostre impressioni, soprattutto. Qua la live, io ci riprovo. Is. Authorization error, perfetto. Vediamo. Ricarichiamo la pagina. No, non hanno messo neanche il pre-stream.
Quindi finché non lo mettono non ha senso metterlo neanche tutto schermo. Io intanto ricontrollo sempre sto cavolo di bitrate, che è sempre, ogni tanto c'è un calo, non capisco, aiuto, cancel. Niente, dato, mancano 5 minuti. Per chi non c'era ieri nella live, avevo comprato l'editazione di prodotti Wizard in generale o solo carte? Diciamo che l'idea è tradurre quello che non viene tradotto, che siano articoli, abbiamo fatto. Ho fatto, che è stato proprio il primissimo lavoro tra virgolette della pagina, tradotto, che ovviamente è amatoriale, non lavoro per la Wizard magari. avevo tradotto i fumetti, quelli di Dark Faden, che erano usciti a suo tempo, e più che altro facciamo anche tutti gli articoli che pubblichiamo sulla pagina. Sono traduzioni di articoli non solo del sito Wizards, ma anche di altri siti come Channel Fireball, Gathering Magic, TCG Player, eccetera. Quelli che reputiamo interessanti, soprattutto che riusciamo con le tempistiche a tradurre, li traduciamo e li pubblichiamo sulla pagina come nota, che è il modo più comodo che ho trovato di pubblicare qualcosa su Facebook. Che non sia un post, anche perché effettivamente escono tanti articoli molto interessanti solo in inglese, quindi c'è una traduzione, tradurli in italiano per cercare di condividerli con la community. Non mi sa, vi pagano anche for fun, per ora for fun, non c'è stato ancora nessun. Ma anche, cioè, nel senso, noi lo faremmo comunque, quindi a meno che qualcuno non chieda esplicitamente dei preventivi o così, anche se magari in futuro, però adesso non abbiamo, c'è infinito materiale, lo sappiamo, però effettivamente io, già alla fine, sono io che faccio le traduzioni, mentre Greta si occupa più del parte social e quelle cose lì. Io, nel senso, non ho studiato, cioè a me piacciono, mi piace l'inglese, mi piacciono le lingue, ma non ho intrapreso quel percorso di studi, quindi non avrei neanche le qualifiche effettive, quindi non me la sento neanche di chiedere un pagamento, a meno che non sia qualcosa di veramente grosso. Nel senso che mi porta via del tempo effettivamente, e né tantomeno mi sentirei comunque di chiedere una cifra come quella di un traduttore professionista. Quindi, se proprio chiederò in futuro, diciamo, dovrò stilare delle tariffe, saranno sicuramente molto inferiori a di quelle che si possono ottenere da un traduttore che ha studiato essenzialmente. Io, diciamo, sfrutto sia la mia, come dire, propensione per le lingue, per l'inglese soprattutto, e sia il fatto che conosco molto bene l'argomento Magic e quindi riesco, se, a mio parere, comunque mi hanno detto anche molti, a ottenere delle traduzioni di articoli che sono fluide e facili da leggere. E poi soprattutto a me piacerebbe un sacco tradurre le storie, gli artbook, ma è un casino. Cioè, nel senso, è tantissimo materiale. Grazie, grazie mille, Fede. Ci fa piacerissimo sentirselo dire. Allora, sono le 22, quindi io mi aspetto. Infatti c'è anche la chat del loro canale che sta esplodendo con gente tipo Give it to us. We've asked a lot of people, you know, we Ah, do have a ecco, Sunday è here, but partita. their help us out has been fantastic, though. Yeah,
È partita. Perché non mi è arrivata la notifica? Secondo. Eccoci qua. He's been enjoying himself, so there's one good. Little anecdotal thing. We're doing something right. Yeah, exactly. We are getting ready to move from that into our closed right. beta, which is why everybody is here. And ecco qua. That all starts, I guess, prior to that. We've only had a few hundred people coming through the system right, right. now, right? And we, the first stop is a stress test. Correct. Okay, ha detto il primo so step kind of di questa beta like sarà uno stress test. How you're gonna help us and what it's going with. Perché per ora nell'alfa hanno fatto partecipare solo un centinaio di persone. E ci hanno lavorato tutta estate, diciamo, sull'alfa. Cioè fino ad adesso. Ha detto, però siamo arrivati al centinaio di giocatori. Dobbiamo arrivare alle migliaia di giocatori per capire se. Out in sort of circles as we add more and more of the supporting features yeah. that make it more than just a match of cards and turn it into a game where you can collect the cards and buy the packs and enter the events, all of those sorts of things. E hanno detto che partiranno con poche funzionalità che poi man mano allargheranno, diciamo, man mano che i giocatori entreranno. E in questo modo si assicurano il fatto che più persone arrivano, più esigenze avranno e quindi queste esigenze vengano incontrate. Help us kind of do this. And stress tests are a weird thing because it's one of those things where right. come break our yeah, stuff. Yeah, come break our stuff. Basically, it is a right. success when you guys help us make our servers fall down. E chiaramente so, si aspettano tantissimo feedback right. perché dobbiamo aiutarli, tra virgolette, a capire cosa fare bene correct. E che tutto funzioni correttamente. Will be a sort of slice of it. Yep. It'll be some pre-constructed decks that we've built mm-hmm. that help us test out the types of things we want to test. Okay. And we want to get everybody in there and give them a taste and say, hey, here's great matches, fight against each other, do the battles, play right. it out. But it's not all of the game. We have a lot of the features and we have various controls and yeah. switches we can flip. So we want to do that and go, okay, we can hold thousands. Ok, nell'alfa praticamente costruivano loro dei mazzetti precostruiti, li davano da giocare e per vedere delle cose che si aspettavano. Ciao Madamix. Ok, ci sarà un prima tornata di inviti e poi ogni settimana. E man mano che andranno, che entreranno persone, aumenteranno le feature del gioco. Stanno dicendo proprio adesso. E chiaramente i primi che entreranno saranno quelli in priority queue. E poi andranno quelli che non sono in priority queue, però l'intenzione è di far entrare tutti quelli che si sono iscritti alla beta. November 30th, near the end of the month, that's what we're kind of looking at for when we're going to be able earliest, to... Yeah. The earliest we would want to say, okay. Yeah, on getting out to that 24-7, like people can right. log in and just access you can it just, whenever they you want. You can just play point. Magic Arena yeah. and have fun. Yeah. Yep. This is kind of the expectation setting side of all this. Yes. Ok, si aspettano che entro il 30 novembre ci siano abbastanza feature per avere un gioco... Nel senso in cui tu puoi entrare e giocare senza limitazioni. Right. Well, we're starting with constructed ranked play, so ladder play, and we're starting with a very specific part of it. Ok, inizieranno la prima feature è le ladder, essenzialmente le partite classificate in constructed. In questo modo avranno tantissime partite che vanno contemporaneamente e riescono a stressare i server essenzialmente. Ok,
Ok, prima sarà la partita secca, poi faranno il meglio delle tre. Cool, that's actually something I hadn't even thought about. Like, again, this is our beta, and the purpose of the beta is to test this stuff. So Right. those single game matches, they actually help us. It speed Yeah. up on the iteration time. We can get more games in. Well, yeah, we can get more games Yeah. in, Perché and in questo just modo with con la partita okay, we know secca that Destiny riescono 3 is gonna have the most a multiplayer, so we fare get our finire e developer time. iniziare What do più we want to partite do? Because we velocemente, kind of piuttosto want che to la do meglio it delle tre. radically different, yeah. But it's the kind of thing that needs the play testing first. And really, that's where this is coming into. Staying with Is Magic Fun, and then adding the events, adding the modes, and of course, with us saying, hey, you can play best of one, that Poi means pian you can also piano throw in metteranno gli free bunches of eventi, packs, le mod, opening bunches le of free packs that we give you so that you can actually build some decks and try this stuff out. Ultimately, we will see how that goes, and then we will wipe accounts at certain points, but we really want to give people a real feel of the game, get them to build those decks and really sort of battle against each other and let us collect information Ok, a un about certo how this punto poi plays ci out in daranno game tipo mode, un sacco di how buste it gratis changes. così potremo And so costruire i that's actually just one of the mazzi. things, when it comes to the wipes and like getting in and getting a hands on the game. Like for people out there who are interested in economy questions, Yeah. like we are going to, that's one of the features that will be added throughout the course of the closed beta, right? Where people will get Right. in and they'll be able to test things like using the virtual currency that we have. So Ok, I think stiamo parlando the best way to, dell'economia. the kind of the way we look at it is, we've got to make a game that's worth paying for first, Yeah. and that's actually not a lot about paying. That's about, right, playing and Yeah. building decks and how does it feel? How does it look? How does it communicate? Yeah. Then we want to make sure it's free to play, Yeah. right? So we have, E hanno detto che our prima beta di testers and people who really introdurre help us with la that. vera Then once economia nella closed we're sure it's beta, che fun to comunque play, hanno un'idea, we're sure you can play it free to vogliono play, then assicurarsi we'll go che even further and look at how does pay work and what happens. Yeah. So those are going to tu be possa some testing steps. giocare, ci But si right possa now, giocare bene, si we're pretty possa sure giocare based on the fluido, passive ci si tests that Ralph diverta ran, based on the e passive che controls, essenzialmente that we have a fun magic diventi un game of gioco play per in cui just moments. varrebbe la But pena now di that you can spendere make your qualche ranking soldo. fun and Però have them l'idea è build che your sia deck free with to rewards play like people want, all of those things, e and the system is building it up for che us. So we'll basically si keep possano building ottenere le features on as cose the beta goes più on, facilmente but possibile senza staying spendere dei keeping an eye soldi, on what. Yeah. essenzialmente. So looking for 24/7 live around September, or sorry, November 30th. Constructed will be available at that time. It's going to Correct. be Ixalan constructed. Correct, it's going to be Ixalan constructed. Okay, but we are going to be E ci sarà adding solo yes Ixalan cards from other stuff, because I know we've all'inizio. like internally in like the alpha stuff we played with stuff from Kaladesh and Yeah. Aether Revolt, but like it's this is a new build, new system Well, where everything has to be put in. you know, at the heart of Magic Arena is committing to real full standard play, and Yeah. that goes back to the rotation, goes back to Kaladesh through Amonkhet. Yeah. We have those cards. We want to make sure to roll those out just like any other feature. Ok, pian Of course, we're piano, cioè being nel great senso on l'idea è Arena, comunque lots of di avere lo fun. Yeah, we're going to roll this standard, out quindi non solo Ixalan, ma as poi we go, aggiungere and we anche want to da expand in ways that Kaladesh make sense in to people. We're poi. starting sort of smaller with Ixalan, but we're going to keep growing from there. Are we looking like Quindi are partiranno da these Ixalan e poi just continueranno a milestones of crescere. where in the course of the beta process we're going to get full standard? Is that, or is it kind of a we'll see as we're able to build things together, like Well, looking it's for. a building a card game like this might not shock people, but it's a little complicated. And so Dice a questo lot of the grunt un work as far as software like su questo gioco di controls, carte correct. potrebbe scioccare But molte persone, ma è they molto have the complicato. right user experience on them, like do the right menus and buttons pop up? Is it paced correctly? Do they have the right visuals? Are they important enough to have their own Ok, effect? sono molte cose Those are the importanti kind of anche a things livello that we want to make di sure we get grafica as we visuale, talk to dei players and get i feedback. menu, Feel like one of the i things we're gonna bottoni work che on escono with the fuori devono players essere when corretti, la Ixalan out there. It visuale. has all of its planned visual effects and Ha un animations sacco now, but di we've comunque reserved effetti some visuali per for renderlo ourselves piacevole alla performance vista, le improvements and animazioni. whatnot. So we're gonna want people to get in there and go, no, actually, this card's awesome. It deserves some special treatment. So we E can, as the meta soprattutto gets a vogliono little bit of sapere anche da fun, noi go giocatori, back and say, secondo noi, hey, tipo what quali carte I'm gonna jump ahead before I jump back to talk si about this. meritano le animazioni One of the ways we're fighe, gonna quale promote this no, feedback eccetera. is we're actually gonna have forums we're going to launch that are dedicated specifically to the beta. For people who participated in the alpha, we've had an alpha forum as well, and it's where people have been able to give us their feedback. It's useful for us because it just keeps a perfect log of everything, Yeah. allows us to go through and Ci saranno dei forum keep dedicati building alla beta the beta essenzialmente per process. segnalare le We'll cose transition per from le being in news forums to e when we're live in the future. So you'll be able to altre give your live. feedback on those forums in sub forums that are dedicated to specific pillars. Like we know we're going to have areas for people to like provide sound feedback Quindi a forums in a bustine dedicated sound è feedback come forum, and Hearthstone. even like some parts Se of prima o the poi metteranno le Great Hearthstone Arena microtransazioni, will qualcosa da comprare deve be. And esserci. just so you know, through Alpha, that's been one of the places where we've been really Oppure flush. potrebbero anche far comprare le carte Feedback singole
però pagando. E sicuramente pagando meno di Magic Online, perché altrimenti non avrebbe senso. And so for those forums, some aspects of those forums will be available only to people who are participating in the beta. Things like the feedback, because the whole point of that is to collect feedback from people who are playing the game. But there will definitely be public things available as well. So for people who are, you know, waiting in the queue or prospective members of the beta in the future, you can check in for news and announcements and things like that at the forums. And, ok, questi forum serviranno come centro per informazioni, notizie, eccetera. That's part of the reason why those forums, some parts will be for the people only in the test versus the broader stuff. Cool. Actually, that is a good transition to another thing. We mentioned earlier we're targeting early next year for when we're going to kind of lift that NDA and allow people to go out and start streaming. When our players tell inizio del prossimo anno si potranno fare gli streaming. Quindi prima no. For a lot of the later stuff, like when the features get implemented, we can't give a hard date because a lot of it is like the features are ready to actually be put into the game, and a lot of stuff is things being dependent upon what came before them. Correct. So, like for example, even the September or the November 30th date, like it is like whether or not we get to that point exactly on that date is dependent upon how the stress tests and the individual weekends go. Okay, hanno detto che le date non saranno fissate nella pietra perché chiaramente è un'idea in base anche a come andranno i vari stress test durante soprattutto il primo mese di test. Actually play the game, and then as the new features come out and they're implemented in the game, we'll just show them to you guys. Less, you guys less talking, through. More playing. Exactly, right? Exactly. No more of this sitting on the couch. I love sitting on the couch with you. I would rather be playing against somebody in a match, I tell you. It's also cool because like, that gives us an opportunity to treat it more like a real stream, where like right now like I have Twitch chat. And you can lose in front of lots of people. Oh, yeah, that's exactly what I need, But more individual engagement. Like right now, like we have a lot of stuff we got to get through, and then we get to the Q&A portion afterwards, we get to answer your questions. Like, this is more of an actual engagement where we get to sit down and play the game. Che dopo risponderanno alle domande, come fanno di solito. Watch somebody stream the game, and then eventually early next year. E dicono che è molto importante il fatto che si possa streamare, perché puntano anche a quello. No, MTG2 l'hanno chiuso proprio per questo, cioè per fare spazio a questo. Questo qua diventerà l'Hearthstone della Wizards. Stanno puntando tutto su questo, non farà la fine di Duels. Ho paura che Magic Online farà la fine di Duels tra qualche anno. Soprattutto. There will be an opportunity for you guys out there who want to make content to make that content. We're going to do everything. Okay, vogliono puntano allo streaming, creare dei contenuti, un nuovo modo di giocare, quindi vogliono mettersi, diciamo, sul mercato di Twitch, YouTube, tutti quei giochi che effettivamente hanno mercato tra virgolette sulle piattaforme di content creation. Beh, Magic Duels, sinceramente, se qualcuno pensava che fosse eterno, era un po', diciamo, non aveva colto alcuni segnali, secondo me. Perché io già dai prime due espansioni avevo capito che non era, diciamo, che avrebbe chiuso i battenti presto, perché non era curato molto, onestamente. Qua ci stanno spendendo un sacco di soldi su degli sviluppatori in gamba. Era uno che aveva ascoltato gli sviluppatori. Arrivano, è vero, parecchio dopo Hearthstone, ma hanno dalla loro che hanno un gioco che è molto più seguito e oserei dire oggettivamente migliore di Hearthstone. Lo avevano detto loro, allora non lo sapevo.
Io non ho seguito le cose dirette con gli sviluppatori, ma a vederlo, a giocarci e basta, avevo intuito che non era proprio. Infatti ho smesso di giocarci pesantemente dopo Origins. Every priority. There were seven of them sitting around thinking that they were drafting against a bot, who was just apparently an incredibly good draft Sì, choice. Hearthstone effettivamente a me The non. bot is Cioè, playing è against the bello, bot, ma so they took the wrong troppo card random. while the entire Cioè, time I was troppi standing behind the effetti che bot hanno who troppe cose was actually randomiche. selecting the packs. There's a reason that bot was super good, but we've been testing these things since the beginning, but I mean there's extra things on top of them. I mean it's like we've been We've been working really evolving it Diciamo to che the best essendo un balance gioco of di mechanic carte and punta tool, sulle meccaniche del gioco di both at the carte. traditional level E poi abbiamo già and visto anche dai compare gameplay che how we want comunque ha to preso deliver molti against elementi visuali da quite readily. Hearthstone, So perché super quick effettivamente riconoscono components anche of loro che è il miglior some of the gioco first di things I carte took from digitale in Hearthstone. circolazione. I know you want I it, am ready. but Quindi io we don't have penso che the puntino time. tanto So sul November fatto che 3rd, ci giochino we're chi ci gioca targeting già a that, Magic, chi gioca già a and Magic. we'll be sending emails out for people who are in the priority queue that E in are Hearthstone non ci sono gli interested in some bot. istantanei, That is se non literally i just segreti che però non hai pile on, controllo play su quando Hearthstone, and hope it attivarli. breaks in the right way. Yeah, and let me explain that a little bit because it Yeah, seems please. weird that it's like, hey, we want to invite you so that things break. Yeah. Really, what it comes down to is our systems have, there's no way to stress actual players with actual connections playing stuff. We have all sorts of bots and simulators that help us get these numbers, Yeah. but until we have Non è real che è una players merda, playing Hearthstone, è Hearthstone, when diverso it does e break, lo we rende actually molto have forces to sort of più stop, look at it, and evaluate our statico, systems potremmo to see dire, what's di possible, because Magic. that's the first time that stuff has happened. We actually had these stress tests internally with here at Wizards, and it was hugely helpful because all of a sudden Sì, we could quello predict ci sono bugs. rimasto male anch'io, So we really Hexbreaker. want to make sure Puzzle we can Quest è predict veramente bugs una cosa in future oscena. expansions before being able to go globally and have millions of Ma infatti, players. secondo me, Magic 2 So l'hanno that way chiuso we più can per somehow dire. know that we're going to be able to Possiamo fare di meglio e facciamo Magic help this team. Arena, quindi Right. chiudiamo Magic So it's kind Duels. of an odd Non ha choice senso to make, tenere but due it cose works for praticamente the uguali current game we're aperte. in play. Yeah. All right. So that is the stress test that we're targeting November 3rd for. Invites going out soonish or Yeah. pretty soon here, yeah. They're gonna then be kind of weekly play tests for the next, few Yeah, weeks or we'll so. choose days of the week. We generally like to choose the weekend because people have time, and then we all hop on. If you see Yeah. the legendary orange names, you'll know we're in there with you. And what we're going to do is continue that the stress test, but also unlock more of the features for those players Right. until we get to the full ranked experience and the initial set we want to have for the real start of closed beta. Right. So we're currently, if everything goes well, we're trying to aim for November 30th for that. But that's all dependent upon how the steps before it go. Yep. That's the earliest we'd look at doing that. Yeah, so get in, help us break stuff, we'll get there sooner. All right. Yeah. At launch, sorry, should say at launch because this won't be launch. At the start of the 24/7 closed beta. We'll still be under an NDA, so there won't be any streams Sì, or anything perché è like that. So as vecchio, long per quello non fa ranked successo, is cioè ranked, è, you said? sembra One vecchio, ranked, best of one ranked. però secondo me Then con we'll go Magic to the next Arena level. riusciranno a smuovere un po' di Okay. And acque. then we'll also be Deck adding. builder, collection, pack opening, the kinds of stuff you need fundamental access to. Right. We'll be adding other things throughout the course of that, including transactions, or sorry, not transactions, economy, and kind of our Ok, income that's going to comunque impact stanno us having ripetendo cards. che Play other games that inizierà a we'll inizio get play. novembre, So that's ogni your point about weekend breaking up faranno into entrare larger sempre più points and go through giocatori. tier Il list stuff, 30 di because a lot of us actually novembre, say some words about how it works in Magic diciamo, avranno for Hearthstone. una Chris specie plays di Magic, release so he's stabile familiar con with solo the economy and Ixalan, real questions. e man mano, He'll stream da, that's what I'm da lì saying, fino alla so fine he'll be dell'anno, so implementeranno nuove some caratteristiche. economy functions increasing from Adesso one parlando match to dell'economia. three game matches. Adding additional cards, key cards from Amonkhet Block and Kaladesh Block as we ramp up And to ultimately getting. catching up with standard and then Exactly. keeping up with Yep. it. And then draft. These are all features that are going to be. Draft. We're trying to unload them as they become ready during the course of this closed beta period. Sometime early next year, we will have to let All'inizio you know prossimo closer anno, to the exact date of when you can start streaming. visto But che avremo first una steps are versione being più made. vicina a We're quello working through that che sarà effettivamente il and gioco, si would potrà like to iniziare a get that as quickly streamare. as soon as possible. That's really all I could say. E That cercheranno di farlo sign up, arrivare. keep signing up. We're going to Yeah, keep inviting people. So this is exactly. when the invites are going to start to accelerate over these next couple E dal months. prossimo And then anno, we'll have cioè da gennaio, inizieranno a a invitare team of nelle people in our ondate closed più beta persone rispetto a quelle to be able che to stream for the time faranno being. At some all'inizio. point when the game is ready, we'll transition to a wider open beta and we'll And talk more everybody about can that play. E poi Yep. quando il gioco sarà That's our pronto, si loose money partirà con now la of open all the stuff beta. ││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 
I'm going to jump over now. We're going to do a real quick kind of lightning round Q&A. I did this with Clay last time we streamed. I wanted to mention, aren't we also showing it off at some places before the end of we the year? Are, actually. We're going to get to address that. Am I jumping? You're jumping ahead. Okay, yeah, let me jump back. All right. Yeah, we'll get to that at the very end. We're just excited to get people's hands on it because that's where a lot of the real good questions come from. Yep, so. And the first chance is this weekend. So. All right. I'm gonna reach over here to my incredibly well hidden. Ok, adesso risponderanno alle domande della chat. iPad, which has some questions from you guys. Hopefully, you've been dropping them in the chat. Oh, yeah, you've been dropping them in the chat. All right, so let's see this stuff here. So, just to let you guys know, so I can kind of set expectations before this, like things like the economy and things in the future, like how, you know, how's draft gonna work, all that stuff. Like, we're not going to answer any questions like that right now because we're going to get to those when we do those streams in the future. And if we've ok, hanno detto che l'economia e il draft faranno degli stream in futuro quando saranno pronte le feature. Twitch chat will probably do a good job of answering it for you guys. We've also got all of our previous streams where we've done those quick Q&As, the last developer live. E chiaramente non risponderanno a domande a cui hanno già risposto negli stream precedenti. I'm gonna try to get through to some ones that we actually haven't looked at right now. Let's see. So Green Cuttlefish asks, for the regular beta, are invites going out in the order that people signed up? I don't think it's in the exact order. That's correct. Yeah. Right. It is not in the order that people signed up. Okay. Nella beta non inviteranno le persone nel, diciamo, in base a quando si sono iscritte. Like whether you're in the priority queue and everyone else goes into that larger pool. Right. There might be of ordering that goes into it past that, but it is not strictly, I don't believe, like the order in which you signed up. Might have an order assigned to it. Yeah, really, it's as we scale and as we grow scale, we can just invite more and more folks. Ha detto, man mano che diciamo andranno avanti, inviteranno sempre più persone. Quindi se prima ne invitavano 50, poi ne inviteranno 150, la prossima inviteranno 300, eccetera. How are you guys going to actually determine like which things get added? Like we talked about adding key cards for like Amonkhet, key cards for... Ok, dicono come farete a dire cosa aggiungere e cosa no. And like a lot of the things that we have, we are going to figure this out as we get more and more contact with all of you in the place. Dice, man mano che riceveremo feedback, decideremo che cosa inserire. What are the meta relevant decks? Like what are the superstar cards? What are the things that are really important? And that doesn't just mean, you know, hey, it's a fancy, powerful card. It's also one that could pivot a game, turn things around. E probabilmente in Ixalan, what we're doing, or it's actually Ixalan backwards. We're actually looking at the cards. Probabilmente non inizieranno con interi set, ma magari con qualche carta chiave forte che magari si gioca in T2. E quindi chiederanno consiglio essenzialmente a noi su quali di queste carte inserire in modo da poter fare dei mazzi magari più vicini al vero standard. Amazonian A, who asks if they'll be able to stream the closed beta or if there's a video ban on it. That is at first we want to keep it a little quiet, but we want to get it rapidly past that. Yeah. And it's really just we want to make sure that if someone sees it for the first time, they can get the experience they want and that you guys can show. Okay, dicono che non fanno streamare dall'inizio non perché non vogliano, perché loro vogliono arrivarci il più presto possibile, ma perché magari uno streaming di una versione ridotta della beta non dà l'impressione che dovrebbe avere il gioco completo, ed è per questo che diciamo toglieranno l'embargo dello streaming l'anno prossimo quando metteranno praticamente tutte le caratteristiche che dovrà avere il gioco finale. So far, I'm bad at the lightning round stuff. No, let's try this again. You're doing I'll try good. The faster answers. So we have some questions about how the NDA is going to work, and I'll be very honest with you. I am not a lawyer, and the last thing I want is our lawyers to like Kool-Aid man through the wall. So like probably watching come right now. Come funzionano penso i termini delle condizioni per la privacy? There will be clear instructions about how the NDA is supposed to work. So, ok, ha detto che una volta che entriamo nella beta ci saranno le istruzioni di cosa si può fare e cosa non si può fare, essenzialmente dal punto di vista legale. They're pretty standard, like there's, you know, there's sort of well-established norms for how we do this stuff, and
really it's just about keeping the test pool within itself so it can get good feedback. Because one of the things is, as we invite more and more folks, yeah, we're gonna go broad and be more like we're live, but we're not gonna be able to necessarily hear everybody's voice right away. Mm-hmm. So we're gonna have to evolve that, and that's why it's helpful. Cool. To keep it smaller. All right, had a question from DeFreaky, who says, would like to build a Twitch extension for Arena, and isn't that on our roadmap? It's a good question, considering we literally just got back from TwitchCon, and like the value of some of the extensions that we saw there. Like, they launched their extension program with the Innkeeper extension, which is just... Ok, praticamente uno sviluppatore gli ha chiesto se poteva, se si potrà sviluppare dei plugin per Twitch per Magic Arena, come esistono quelli di Hearthstone, tipo l'Innkeeper, che ti fa vedere le carte nel mazzo e quelle cose lì. Anche perché hanno detto loro sono appena tornati dal TwitchCon e quindi... Right now we're still building a lot of features or refining them a lot. As it goes into the new year, we're actually going to spend more time answering player feedback. And what we really want to know is, what are the things that are valuable to all of you, right? Like, I'm sure... Ora vogliono sapere che cosa a noi importa avere nel gioco, per secondo noi che cosa è importante nel gioco. Perché all'inizio risponderanno a, diciamo, stanno ancora rifinendo le ultime cose, e poi dall'anno prossimo potranno concentrarsi sulle nuove feature. E quindi poi rispondere a noi senza perdere tempo. These are a bunch of stuff that's kind of semi-related. Like, when are we going to show the game again? Can people see what the deck builder looks like? Vogliono vedere il deck builder e altre caratteristiche. Another upcoming stream early next month. So early in November, I got the month right this time. And then once we get past that stream, that's going to be another one of those kind of sit down, have an opportunity to play the game. Ok, ci sarà un altro streaming prima settimana di novembre. Stop streaming for a little while, because it the inside the game streaming is something that requires a pretty reasonable amount of dev resources actually, yeah. And so like because we're kind of trying to push that sprint so that we can make sure that we get the game ready and in front of you guys, I'm gonna let them do their thing. And once everything is up for that 24/7 period, we're gonna start those streams back up again. We'll try to do them as frequently as we're allowed to. Ok, hanno detto che per ora non ci saranno più streaming di gameplay perché sono molto dispendiosi come risorse, e che però quando si raggiungerà quella soglia del 30 novembre, di quando il gioco sarà, diciamo, la beta sarà stabile, cercheranno di fare questo tipo di streaming, di live, il più spesso possibile. Quante persone nella priority queue? Ho detto molte, moltissime. Someone else is working on this plan, so if you know the answer, that's cool. If not, that's fine. We can pass the buck off on. Sure, like, sure, be sure. Ask this one on Facebook. We don't get it to. Overlord 548 asks, if you get in for the stress test, you automatically in for the subsequent play days. Like, I think we're rotating, but I think we're also trying to make that happen. Okay. Don't take it to the bank with us. Yeah, let's confirm it, but that would be my goal, okay. Right? I would love to have folks who are in there keep being in there, because that way you can keep giving us feedback on over time play, yeah, how it is session to session. No, that makes perfect sense. Ok, se i forum rimarranno anche dopo che la beta sarà chiusa. E lui spera di sì, perché comunque potrebbero diventare una cosa comoda anche per gli sviluppatori, per ricevere i feedback. Right now we actually need to test out matchmaking. We have some math running behind the scenes on a lot of the matchmaking. Stanno lavorando al matchmaking. I don't want to necessarily spoil all the secret sauce, but we need to get that right, because what we really want is you to have those great matches as often as possible that are, you know, not blowouts either way. So we're going to start there. Cool. Okay. Iniziano col matchmaking, cioè stanno sistemando il matchmaking l'ultimo giustamente in modo che sia equo, diciamo, che non ci siano delle partite a senso unico. Ravenweb asks, when we start the 24/7 basically, are people going to be provided with a full set of playables? So that's a we actually are going to try out a few different things. What we want to do is give this is the probably so. Allora, quando il 30 novembre, quando ci sarà la release 24 ore 7 giorni su 7 per le carte, we just want to give folks, because that's just sort of the basis of it. But then we also want to give you some packs to open, so that
Ok, ci daranno, diciamo, dei set di certe carte per iniziare a giocare, chiaramente. E poi delle bustine, tante bustine. Le partite, allora, hanno detto che partiranno per la prima parte della closed beta come match secco, quindi una partita sola per vedere chi vince, per capire, per fare proprio lo stress test sui server con tante partite che iniziano e che terminano il più velocemente possibile. Poi partirà, poi passeranno alla meglio delle tre. Però non hanno parlato di side ancora, però secondo me ci sarà la side. Eddie Bentley is curious, do we have an idea of what's going to be available for players to play during... ma hanno detto che per il primo periodo della closed beta ci sarà solo Ixalan, quindi Ramunap non potrà esistere. Ci saranno mazzi blocco, essenzialmente. Captain Redstorm asks, how does he know if he's been, how do they know if they've been invited to the closed beta? What are you looking for email wise? Ok, so come verremo avvisati se siamo stati presi nella beta? Ok, riceveremo un'email. Which is different than the email that you get for signing up. We'll send out an immediate email saying, hey, thanks for signing up, welcome to the queue. Beh, comunque è necessario aver fatto questa cosa, perché se vogliono stressare i server, fare la partita secca li stressa di maledetto. E dopo comunque hanno detto quando i server sono a posto si ripassa alla meglio delle tre. I think the general rule is, if you've applied, we've got your email. Yeah. And really, we just need to invite enough people. Yeah. Priority folks first. You'll get that email, you'll see it, and then you'll know when. The important thing is, you'll know when the stress test is, because right. We're not just opening it. We want to open it at a certain time. Okay, hanno detto che all'inizio si apre, cioè daranno dei limiti di tempo, cioè tipo saranno un weekend, cioè lo stress test, e quindi si gioca. Cioè tu sei effettivamente... quando sei nella closed beta non è che lo fai per, cioè lo fai per giocarci, ma devi aiutare loro, quindi tu giochi alle loro condizioni, che non è chiaramente, non saranno le condizioni del gioco finale, ma ci saranno tritoni, ci sarà pirati, ci sarà anche dinosauri. No, è così, l'hanno detto prima, non me le sto inventando le cose. Infatti loro hanno detto che loro vogliono riprodurre Magic, cioè l'obiettivo è Magic Arena deve essere giocare a Magic, punto. Quindi hanno già detto che ci saranno il match al meglio delle tre, ci sarà il draft, ci saranno gli eventi e tutto. Solo che li implementeranno durante la beta, pian piano. Mi sono perso la domanda. Here's a question from Mark Fid that I'm going to get to because I know it's answered in the article that we have that's going up. Oh, cool. Written by you. Oh, yes. Yeah. About this closed beta. It should be up on the website. Ok, ci sarà comunque un articolo con messo per iscritto quello che stanno dicendo adesso, essenzialmente. Dopo magari lo pubblico sulla pagina. Not this part of it, and it's one, I don't think we'd ever make anybody. Our whole job is to make something that's so much fun, and I know what you meant there. Yeah. Really, what we want to do is sort of at the very end of the closed beta, say, hey, let's see what it's like, let's see what people think about these prices, this setup, whatever. Ok, hanno detto che verso la fine della closed beta proveranno
impostare, diciamo, dei prezzi per il negozio e le cose che si possono ottenere o così, ma solo per avere. Ok, come però non soldi veri, ma soldi della valuta di gioco. E in questo modo si potranno, nella closed beta, comprare delle cose con la valuta di gioco che poi verranno resi alla fine di questi test dei prezzi che faranno verso la fine. C'è molta gente che chiede dell'economia, chiaramente. Ok, hanno detto che l'idea è di poter avere la possibilità di comprare coi soldi veri la valuta di gioco per poter comprare le carte, che è come praticamente succede in Magic normale. E vogliono, quando sarà il tempo, avere il feedback di tutti quelli che vogliono fare le cose fatte bene e capire i prezzi giusti. Non hanno detto niente per le monete ancora. Probabilmente nella closed beta te le regaleranno, perché se è tipo il PTR di Overwatch o quello di LOL, hai sempre tutti i Riot Points, un casino di Riot Points e di monete da poter comprare i campioni, perché tu li devi testare. Però probabilmente implementeranno delle cose simili, secondo me è il modo giusto di dare, diciamo, della valuta di gioco in un gioco di carte. I know for a fact, bare minimum, we're gonna really heavily drive people to those beta forums. Especially when we're still under NDA. Yeah, because it is. I'm imagining it's very useful for the devs to have the information kind of bucketed so that you know who it is. Okay, incoraggiano per quando vogliamo dare dei feedback di usare questi forum che erigeranno appositamente, perché in quel modo hanno le informazioni già organizzate e possono gestirsele e chiaramente ci diranno i link a questi forum quando accederemo alla beta. Of the closed beta, because that's the whole point of that NDA. But once that's dropped and everything's public, if you do drop feedback to us there, I will definitely make sure it gets in the devs' hands. But we're really really strongly trying to drive people. Ha detto che comunque anche se qualcuno ha dei feedback su Facebook e così, cercherà lui, perché è il community manager, di girare tutto agli sviluppatori. Però comunque i forum rimangono il miglior posto. That is stuff that we will have to get to later. Will the email come with a link to the beta forums? Thrixix asks. I actually don't know about that. You know, that's a really good question. I know that we're going to be very, once the beta forums are live, we're going to be very public about that. There will be lots of messaging coming out from our channel. Ok, hanno detto che quando la beta sarà live, sicuramente sapremo tutti i link necessari in un modo o nell'altro, essenzialmente. A lot of this is a big effort across the company, lots and lots of different people helping out. That's a great point. Yeah, no, that's the, considering our whole goal is to get feedback, making it as easy as possible to know how we to get that kinda feedback make sure that happens. Yeah, all right, so Super Ladman asks, does the NDA prevent us from talking about game or just showing gameplay footage? Yes. At first, we want to keep it pretty close to the vest. Yeah, the language should be pretty clear in there, but the whole point of it is
this is stuff that like we don't want people talking about, we don't want people sharing, like either, you know. Sì, dicono ci saranno comunque delle note legali per la beta che fino a un certo punto non potremmo condividere essenzialmente niente, né video né foto, nulla. Anche perché cioè, è sempre per il fatto che non è una versione definitiva e loro vogliono che quando si possa far vedere al mondo sia una versione fatta meglio di, della, della prima beta. You know what, man, just for you. No, sorry. Well, he can play pretty close to today if he goes someplace, right? Oh, yeah, it's actually a good point. You know what? Yeah, you can play this weekend. This is a really good opportunity for us. Like, we're running to the end of these questions. I'm going to have one more that we'll answer at the end of this, but we've got some upcoming demos, and I'm assuming that if you're going to be getting ready for Pro Tour Ixalan in Albuquerque, you're probably going to be heading to the Grand Prix this weekend in Phoenix. It is the first of our opportunities to demo the game. So we have three upcoming opportunities to demo, two of which I know you're probably going to be at. You might not be at the third, but hopefully you are because it's a short drive from my house. I think we got a graphic for ok, dicono le prossime demo che hanno fisicamente ai Pro Tour, ai Grand Prix. Grand Prix Phoenix, literally this weekend, October 27th. Questo weekend. Pro Tour Ixalan, we're going to have that November 3rd through 5th, so the people who are there. I believe we're going to have it set up and running so that the players who are there for Player Reg are going to have an opportunity to hang around afterwards and get an opportunity to play the game, and then we'll be there for the fantastic weekend. Yeah. We're actually going to be trying to, you know, interview some people about their experiences there. So once you're done finished, look for me and come talk to me. Grand Prix Portland is the next one. Beh, qua stanno dicendo i vari eventi. Pro Tour Ixalan lines up really well with that stress test that we're doing. So you guys are working super hard for us, Chris. I appreciate it. E quello sarà il primo, quello del Pro Tour sarà il probably almost as badly as all them. I won't say il primo weekend dove ci sarà lo stress test. Do one more quick question before we cut to the end of the stream. Let's see, I have a question from Wizav. I'm just gonna pronounce this is the numbers in 10. Wizav Leet. The question is the beta limited to U.S. citizens only? No, it's actually just in English only. Yeah. So, really, I think. Ok, dicono che non è la beta non è limitata solo a quelli che abitano negli Stati Uniti, però sarà solo in inglese il gioco. And then as the game itself grows bigger and bigger, we will deploy it in different places and do that. Right now, you're going to get your best results if you're playing in North America. Yeah. Just because that's where our servers are. Yeah, I was gonna say, like, servers are the big thing. So, like, if you want to play from Australia, by all means, there's just gonna be it might be a thing. Ping. We haven't tested that yet. Yeah. Let me put it that way. But yeah, keep an eye out for your opportunity. So that's it. Again, lots of good questions. Yeah, great, yeah, yeah. No, and like we do want to continue the conversation as much as we can. I want to warn you, I have like a busy rest of the slate for the day as far as the work I got to do on the community team, but. We do have a thread that we started on our Facebook page for MTG Arena. If you go to facebook.com/Magic the Gathering, c'è la pagina, sì, qua. Solita pubblicità ai canali social di Magic Arena, su Facebook e su Twitter. You can feel free to ask them. Much like I said before, there's going to be some things we can't talk about. I'll answer everything. Ancora dicono non c'è qualcosa di cui non possiamo ancora parlare, ma di quello che a quello cui possiamo rispondere risponderemo essenzialmente. Ed eventualmente, e quando ci sarà qualcosa di nuovo farci vedere, ce lo faranno vedere. Do not have any upcoming streams to talk about right now, but we do want you to go sign up for the beta. Remember the dates that we're looking for right now, November 3rd, that's the 11th month, the third day, is when we're looking okay at that stress test. Il 3 di novembre ci sarà il primo stress test. Mi è partita la chat di Twitch. Trying to make sure that we go 24/7. We're looking for 24/7 live support, live access to the game, I should say. As soon as November 30th. So that's November 3rd for the stress test. Looking for as soon as November 30th for the 24/7. We're just going to be continuing to use play the results days, of play the days in between. Play days in between. Where we'll invite more and more folks. Yeah. That's it, and roll up to that. So yeah.
That's the information. I appreciate you. Like, these were good questions, and like many of them were actually questions I didn't have. Non mi va più la chat di Twitch qua. Quindi se mi state scrivendo non vedo. I appreciate that all of you waited this long to get to play the game and see it. So we're gonna get you in as soon as we can. Yeah. So that's it. Please, again, if you got other questions, drop them on the Facebook page. I will try to do my best to make sure I can get to answer what I can. So if che cercare di rispondere a tutte le domande possibili. I don't know when tomorrow when I have an opportunity to sit down, but. For me, Nate Price, and for executive producer for Magic the Gathering Arena, Chris KO, appreciate you guys stopping by and really look forward to getting you guys in the game. Go sign up for the closed beta. We'll see you guys in the next coming months. See you in the game. Thanks a bunch. Finita di già. Durato pochissimo. Non credo facciano vedere altro. A me la chat di Twitch continua a non farmela vedere. In realtà adesso non mi fa vedere proprio niente. Comunque, qua è direi ufficialmente finito. Quindi posso staccare qua, chiudo. E sì. A me non capisco qua. Vabbè, comunque ci hanno detto essenzialmente che dal 3 novembre inizieranno a invitare gente, faranno degli stress test ogni weekend dove ogni volta inviteranno gente, quindi ci sarà sempre più gente essenzialmente all'interno, e il 30 novembre prevedono di andare, di avere una versione stabile 24 ore su 24 del software. E quindi diciamo in questo modo per avere un accesso illimitato a, cioè in realtà on demand, alla piattaforma. Hanno detto che inizieranno failed to load, perfetto. A me non va più la chat di Twitch, cose bellissime. Ci riprovo perché vedo lo streaming, lo vedo, ma la chat no, perché continua a farmi una rotella, rotella, rotella. Ed eventualmente posso provare a sfruttare l'app di Twitch se me lo fa fare. Messaggi no, io volevo andare proprio sul mio, cioè, voglio provare perlomeno e capire se posso chat, connessione in corso, no, mi sa che la chat di Twitch ha qualche problema, quindi mi dispiace non poter leggere quello che mi state scrivendo, perché non comprendo il perché stia facendo questo, però col fatto che non vada neanche da cellulare mi sa che è un problema loro, ad occhio e croce. Comunque, 3 novembre, primo stress test nel weekend. I weekend dopo fino al 30 di novembre saranno tutti così, quindi praticamente diranno potrai accedere da venerdì a domenica e gioca, gioca, gioca tutte le volte che puoi, perché devono testare, devono fare appunto questo stress test. Il 30 novembre ci sarà l'accesso non limitato, diciamo, al software, e inizieranno con il blocco Ixalan e con delle partite, diciamo, a secche, quindi non alla media delle tre, ma una. Probabilmente, per quanto riguarda il blocco Ixalan, ci daranno loro tutte le carte, secondo me, in modo che possiamo costruire i mazzi. Quindi, ricapitolando, iniziano con la partita secca perché devono sempre testare, fare stressare i server. Da lì passeranno le partite alla media dei tre, probabilmente con la sideboard, o magari la sideboard la metteranno quando avranno il T2 completo. E dal 30 novembre fino alla fine dell'anno
ogni volta, oltre ad invitare sempre più persone, aggiungeranno feature al gioco, quindi nuove modalità, nuove opzioni, nuove cose in generale, e chiaramente loro si aspettano che noi gli diamo il feedback su queste cose, e questo feedback lo possiamo esprimere su dei forum appositamente, che creeranno appositamente e di cui ci daranno i link, e da lì loro potranno anche organizzarsi e capire cosa conviene sviluppare, cosa no. Ci sarà una specie di embargo fino all'anno prossimo, nel senso che non si potrà condividere nulla di visivo, penso, di media sul gioco, quindi non foto, né streaming, né video, né audio, né niente, né screenshot. Ma realisticamente a gennaio 2018 dovrebbero togliere questo embargo in modo che si possa iniziare a streamare, a fare dei video, a creare dei contenuti, ecco, perché quello anche a cui puntano, come altri giochi come Hearthstone, con cui ci sono gli streamer e quelli che ci giocano, che ci fanno i video su YouTube, idem per Magic Arena. E da lì hanno, però non hanno, diciamo, definito quando sperano di rilasciare il prodotto completo, probabilmente l'anno prossimo, andando un po' avanti. Hanno detto che verso la fine della closed beta proveranno a dare un'idea di quella che è l'economia, cioè nel senso l'idea ce l'hanno già, la metteranno in atto e sentiranno i feedback delle persone. E alla fine della closed beta ci sarà la open beta, quindi penso chiameranno praticamente tutti quelli che si erano iscritti e che ancora non erano stati contattati ad accedere, e dopo il periodo di open beta finalmente rilasceranno il gioco, che però non, chiaramente neanche loro sanno esattamente quando, neanche neanche nella più rosa delle ipotesi, secondo me comunque prima di da qua un anno non possiamo aspettare. Cioè, adesso in teoria dovrebbe essere uscito l'articolo che mette per iscritto tutto questo, lo pubblicherò sulla pagina. Però direi che finalmente hanno dato un bel po' di informazioni e basta. Direi di chiudere qua. Ringrazio tutti quelli che non riesco a leggervi se mi state scrivendo. Adesso provo ancora a ricaricare la pagina. Ecco, forse adesso la chat si è sistemata. Quindi se avete qualcosa da scrivere potete scrivermi adesso. Vi ricordo nel frattempo che noi nel frattempo siamo diventati affiliati di Twitch. Quindi se volete il mio PC, cosa è il tuo PC? Quindi se volete potete fare la sub al nostro canale, anche se avete Twitch Prime soprattutto, dato che se avete... Stavo suicidandosi ma gliel'ho impedito. Meno male. soprattutto dicevo, se avete Twitch Prime potete e avete ancora la sub gratuita del mese, potete sfruttare anche quella, se volete sostenerci in altri, insomma, in un altro modo, anche perché comunque Twitch vediamo che lo stiamo utilizzando e ci piacerebbe crescere un po' come canale, magari fare qualcosa di un po' più pensato, però per ora diciamo queste live così ci piacciono, sono anche abbastanza easy. Dica Fage. Aspettiamo. La mia schiena. Cosa volevo dire? Spero comunque che
tutto questo, questa attenzione che vogliono dare a noi giocatori col feedback, la diano veramente in futuro. Però penso di sì, non vedo perché non dovrebbero, anche perché sono loro i primi a cui conviene avere un prodotto che piace sul mercato. Tanto che aspettiamo la domanda, penso, di Fage. Bevo. Comunque è durata anche meno del previsto la loro live, durata 45 minuti, quindi così possiamo un pochino stare un attimo qua. Fage nel frattempo è morto, voleva dirci una cosa ma il governo gliel'ha impedito, anzi la Wizards gliel'ha impedito, è arrivata a casa sua. Ah, ok, con Twitch Prime è possibile una sola iscrizione al mese, se uno si rimonti su Twitch è un problema. Io credo che questo quando iniziare a streamare MTG Arena con più continuità. Va bene. No, no, ha senso. Infatti non lo diciamo. Nel senso, ancora non abbiamo del vero contenuto sul nostro canale. Sul nostro canale di Twitch. Ah, perché avevi scritto troppo. Sarebbe scorretto nei confronti di altre persone che segue e conosco. No, 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 no. Certo, chiaro. Ma noi non pretendiamo, infatti. Anzi. Cioè, nel senso, ci fa piacere, ma non abbiamo per ora né necessità né tantomeno i numeri. Cioè, diciamo, non abbiamo i contenuti, esatto, più che i numeri perché qualcuno abbia, diciamo, abbia motivo di seguirci. Probabilmente quando uscirà MTG Arena e potremo streamare, io avevo intenzione di diventare un po' più regolare, fare dei begli streaming anche corposi, sistemare bene tutte queste impostazioni, comprare qualcosa di un po' decente, insomma, fare qualcosa di fatto bene. Soprattutto perché penso che soprattutto all'inizio, cioè, nel senso, sicuramente ci giocherò, quindi so già giocare a Magic, quindi dovrebbe facilitarmi da non dover fare le cose base all'inizio, potremmo già costruire mazzi, fare qualcosa di bello su una cosa ufficiale, cioè quello che mi piace. Nel senso, perché ci sono tanti che fanno Coccatrice, ci sono tanti che fanno X-Mage, però è un po' così, nel senso. Non lo so, poi a me Coccatrice non piace come piattaforma per giocare con gente random. Perché poi trovi sempre il brasiliano che non sa le regole, gliele dici e ti chicca fuori dalla partita. Quindi l'ho un po' abbandonato anche per quello. Comunque non, cioè nel senso, non è un problema Fage, anzi. Giusto che sì, che nel senso che sostieni chi ritieni che abbia più bisogno o abbia più merito, soprattutto di noi. Detto questo, vi saluto, che sono le 11, e non così vi lascio andare a letto, non vi disturbo oltre. Adesso andrò a vedere se hanno pubblicato l'articolo, che cosa c'è scritto, e ci vediamo martedì prossimo in teoria. Poi, quindi, quando si faranno altre live del genere, chiaramente le seguirò, come stasera. Per il resto, mercoledì, chiaramente, prossimo, mercoledì 1, è già il prossimo, sì, saremo a Lucca Comics con amici, faremo in giornata, però staremo praticamente... Ciao a tutti, i commanderisti. Basta che vi meniate forte. Saremo a Lucca il mercoledì in giornata, staremo praticamente solo nel padiglione Games e faremo qualche escursione probabilmente verso
lo stand della Blizzard di Hearthstone, perché comunque ci gioco a Hearthstone. E poi ci saremo probabilmente anche sabato e domenica, però in altre vesti, che magari vi diciamo martedì, perché dobbiamo avere delle conferme. Per il resto vi saluto. Il mio PC dà i numeri, non riesco a scrivere nulla. Non so. Ma no, ma la chat anche a me prima non andava. Secondo me è la chat di Twitch che ha dei problemi. Quindi se devi scrivere qualcosa, dimmelo, che così ti aspetto, che altrimenti chiuderei. Quindi comunque magari ci becchiamo Lucca, se qualcuno c'è in Area Games, e noi saremo spoiler cosplay. Diciamo che è definibile cosplay, ma lo faremo diciamo, ci hanno ingaggiato, però vi diremo tutto martedì, anche perché comunque bisogna vedere se la cosa va in porto. Però penso di sì. Però sono. Ma sì, aspettiamo un attimo. Tanto bevo. Saguaro. Comprate saguaro. L'acqua del giaguaro. Ma non è niente di che. Però è la prima volta che faremo una cosa del genere. Quindi se sabato e domenica sarete nel padiglione game e questa cosa andrà effettivamente in porto, ci possiamo anche incontrare, fare foto, fare cose buffe. Vediamo se Phage. Ho detto solo la parte finale del discorso, fate una gara cosplay? No. Faremo un cosplay molto probabilmente, però dobbiamo vedere se la cosa va in porto e diciamo che è un cosplay che non facciamo per noi stessi, tra virgolette, ma ci hanno ingaggiato. Però appunto la cosa deve avere conferma e quindi vi diremo eventualmente tutto martedì. Così siamo anche più vicini al mercoledì in cui verremo per i cavoli nostri. Magari ci si becca e poi se eventualmente questa cosa del sabato e domenica prossimi andrà in porto. Quindi direi che vi saluto e vi auguro una buonanotte e vi ringrazio per aver seguito la live come al solito. Aspetta un attimo, volevo vedere una cosa. No, niente, fa lo stesso. E adesso penso che se c'è già pubblicherò l'articolo che dirà tutte queste inf le informazioni che abbiamo visto, che abbiamo seguito, diciamo, durante la live. Quindi, buonanotte, ci vediamo settimana prossima. Se seguite la pagina, ci si sente con gli articoli che pubblicherò e tutto il resto. Quindi, aspetta che cambio computer. Ok. Quindi, buonanotte. E di nuovo grazie, vi ringrazio sempre tanto perché è bello avere qualcuno comunque attivo che ci segue. Per caso non si può scrivere la parola sub? Ah, boh. Non lo so, io ho messo il filtro, quello automatico, quindi se a lui non piace, non piace. Se Fage vuoi scrivere qualcosa, scrivi pure o in privato sulla pagina oppure qua in privato su Twitch, ok? Ciao a tutti.